Come al solito, specialmente nelle ultime slide, ci siamo concentrati su quelle che sono proprio considerazioni che ci dovranno guidare nella progettazione degli stati dei compressori assiali. Adesso l'ultima parte la dedichiamo invece al problema delle curve caratteristiche, quindi funzionamento delle macchine, di queste macchine, dei compressori assiali, ma non solo, i discorsi che facciamo sono validi anche per i compressori centrali. Ora, per quanto riguarda la curva caratteristica, vi ricordate, noi la versione scorsa, in realtà siamo partiti proprio dalla curva di caratteristica, esprimendo il legame tra il coefficiente di lavoro e il coefficiente di flusso. Siamo arrivati dipendevano dagli angoli alfa con 1 e beta con 1, se vi ricordate. In particolare, il coefficiente di lavoro, fissati gli angoli alfa con 1 e beta con 2, scusatemi, variano, il coefficiente di lavoro varia in maniera lineare con quello che è il coefficiente di flusso φ. Quindi il lavoro scambiato varia in maniera lineare con quella che è la portata. Gli angoli che abbiamo introdotto nella relazione della volta scorsa erano proprio gli angoli relativi ai triangoli di velocità, quindi le grandezze cinematiche. Sappiamo che questi coincidono con gli angoli geometrici soltanto in caso di numero infinito di pari, trattazione che già abbiamo svolto tempo fa. Quindi in realtà per una girante a numero infinito di pari, sia essa assiale sia essa centrifuga, possiamo ipotizzare un legame tra coefficiente di lavoro, lavoro di palettatura adimensionalizzato, e coefficiente di flusso di questo tipo, normalmente decrescente al crescere del coefficiente di flusso. Poi dobbiamo considerare l'effetto del numero finito di pale, quindi da psi infinito passiamo a un valore di psi finito che è un pochino più basso. Abbiamo trattato bene questo quando abbiamo fatto la trattazione di Fliederer nel caso delle giranti centripetrali. Dopo, come al solito, se vogliamo tirare in dentro le perdite di palettatura di due tipi. Perdite per urto, assumiamo nulle o comunque minimo alle condizioni di progetto, coefficiente di flusso uguale al coefficiente di flusso di design, perdite per interazione fluido-parete dovute agli strati limiti, crescenti in maniera parabolica con φ, sono nulle se la portata è nulla, poi tendono a aumentare man mano che aumenta la portata con la legge quadratica. Sottraiamo quindi al lavoro scambiato queste degradazioni di energia, otteniamo quella che è la curva caratteristica del nostro compressore. Si particolarizza la curva caratteristica dei compressori dal fatto, qui la vedete rappresentata come coefficiente di carico riferito al coefficiente di flusso, o ragionando in termini adimensionali per quanto riguarda le macchine a fluido comprimibili, rapporto di compressione in funzione di quella che è la portata corretta, che abbiamo introdotto quando abbiamo trattato la similitudine nelle macchine d'erba. Ora, le curve caratteristiche dei compressori, diciamo, questa tratteggiata è quello che otteniamo partendo da quella ideale, una volta che abbiamo perso abbiamo tenuto conto delle gradazioni di energia, quindi è effettivamente l'energia meccanica recepita dal fluido. Si particolarizza perché in realtà il campo operativo di ogni compressore è delimitato verso le alte portate dal cosiddetto fenomeno del chopping, ossia del bloccaggio della portata, verso le basse portate dall'instaurarsi del fenomeno dello stallo. Quindi in realtà quando andiamo a operare con un compressore, sia esso centrifugo o biassiale, ci dovremo preoccupare sempre di operare in condizioni che sono abbastanza lontane da quelle critiche legate a una portata minima che mi manda in stallo la macchina, o una portata massima che mi manda in choking la massima, la macchina. Cioè, stallo. Come si manifesta lo stallo, fondamentalmente? Facciamo riferimento al caso dei compressori assai, ma diciamo le problematiche appunto sono le stesse nelle due tipologie di macchine. Supponiamo che per qualche motivo, ad esempio diminuisca la portata, quello che
inseriamo sempre la sezione intrapanale. Ho una mia schiera progettata per ricevere un flusso, abbiamo dell'incidenza ottimale, se proprio nulla per toglierci di mezzo ogni problema. Per qualche motivo, magari sta cambiando la portata, si abbassa quindi l'altezza di quello che può essere un triangolo delle velocità, se questa è una schiera retorica. Il flusso comincia a presentare, man mano che io abbasso la portata, incidenze sempre più marcate all'ingresso della schiera rispetto ai nostri profili. Arriverà a un certo punto che esso non ce la fa più, quindi in realtà è costretto a deviare sempre di più quando è in bocca il nostro canale rotorico e si muove sul dorso della palla. In realtà stiamo proprio facendo aumentare la deflessione che il flusso dovrà subire attraversando il canale. Si crea sempre più depressione sul dorso, si arriverà a un certo punto che non ce la farà più a recuperare energia, se ragioniamo sugli elementi, sul fluido che si muove all'interno dello strato limite a causa delle degradazioni, non ce la farà più a seguire il recupero di pressione imposto dal fluido che si muove nella parte più centrale del canale rotorico. Come abbiamo visto, parte il distacco della vena fluida. Cade la capacità, si distacca la vena fluida, cade la capacità di generare portanza, in realtà il flusso non segue più questo profilo, ma tende ad essere deviato. E lo stesso strato limite distaccato, che in realtà va a dare una sorta di, va a disegnare un nuovo profilo virtuale, lungo il quale si muovono le linee di corrente, gli elementi fluidi che stanno entrando nel nostro canale rotorico. Se lo stallo, il distacco dello strato limite è particolarmente anticipato, perché proprio siamo arrivati a condizioni di incidenza estrema, in realtà che succede? Si forma un vero e proprio tappo fluidodinamico all'interno del nostro condotto rotorico, pieno soltanto di fluido distaccatosi e ricircolante all'interno del canale, per cui se questa è una schiera rotorica che si sta muovendo in questa direzione, si formerà tutta una grossa zona di ricircolo, ad esempio su questo canale, che infatti verrà visto come ostruito da un punto di vista fluidodinamico. Che succede? Che il flusso che continua ad arrivare, se questo lo vede come ostruito, sarà costretto a scavalcarlo, quindi quello che utilizzavamo essere una zona di passaggio libero per il flusso che sta arrivando da monte, in realtà è chiusa. Il flusso che arriva da monte e che deve passare in questo canale rotorico tende a dividersi in due parti: una parte andrà verso il canale rotorico successivo e una parte andrà verso il canale rotorico precedente. Questo fa sì che nel canale rotorico successivo arriva un flusso che, vedete, ha un'incidenza in realtà ancora più esasperata di quella che mi stava colpendo in questo canale rotorico di cui stiamo discutendo, mentre invece nel canale precedente arriva un flusso bello pulito con un'incidenza che ha cambiato addirittura segno e che in realtà poi tenderà a stapparlo il canale, agire come una vera e propria scopa, spazzando via quello che era un eventuale strato limite accumulato e pulendolo. Difatti si instaura, se le incidenze sono esasperate, ad esempio per una diminuzione di portata, uno strano nuovo regime all'interno dei compressori chiamato di stallo rotante. Io vedo che un canale mi va in stallo, ce n'è sempre uno che va a stallo per primo, perché in realtà le configurazioni non sono mai assolutamente simmetriche, ci sarà sempre, per un'imperfezione costruttiva, per un qualsiasi motivo,
per quelle che chiamiamo perturbazioni in realtà. Un canale che tenderà a comportarsi in maniera differente, in questo caso un po' peggio degli altri, io lo vedo a un certo punto entrare in stallo. Poi vedo una cosa strana, vedo che questo stallo in realtà, proprio per questo fenomeno, tenderà a propagarsi in senso contrario a quella che è la velocità di avanzamento della schiena. Questo è stallato, poi vedo una regione di stallo che si sposta, il canale rotorio che avanza e che viene improvvisamente pulito da questo flusso che arriva senza in realtà con un'incidenza favorevole rispetto al canale stesso e che per appunto tende a spazzare via quello che era lo strato limite che si era accumulato. Questa sorta di acqua morta, di zona morta di ricircolo che si era creato all'interno del canale a seguito del distacco della rete. Quindi, difatti, appunto, quando si esagera con la riduzione della portata o quando si esagera con le variazioni della velocità di rotazione della schiena, i discorsi sono analoghi, facciamo diminuire troppo questa velocità di rotazione, vediamo che i compressori sono, comincia uno strano fenomeno che si traduce poi in una serie di vibrazioni che ce ne rendiamo conto perché la macchina inizia a vibrare fondamentalmente. Strano fenomeno che è proprio quello dello stallo rotante. Una serie di canali, in genere due o tre, che stallano e si puliscono. Stallano e si puliscono, noi vediamo questa zona di tappo che si muove nella schiera in direzione opposta a quella che è la velocità di avanzamento. Il fenomeno è pericolosissimo, quindi, perché è dinamico e periodico, può far vibrare appunto le pale, può portare a quella che è la rottura delle pale stesse. Anche perché abbiamo una bocca di aspirazione di cui arriva l'aria che dovrebbe essere compressa e che si trova in realtà davanti a sé, soprattutto se da rotante poi lo stallo comincia a estendersi, continuiamo a esagerare con la riduzione di incidenza e quindi non sono più due o tre canali che vanno in stallo ma ce ne sono molti di più, magari fino a raggiungere l'intera schiena. Questo porta alla fine all'insorgere di un vero e proprio pompaggio che è studiato nel corso di macchine, ma che si esaurisce in realtà all'interno della stessa macchina, tra quella che è la bocca di aspirazione e il primo stadio della girante. Quindi già lo stallo rotante di suo può essere pericoloso perché mi fa vibrare le pale, quindi potrebbe innescare delle rotture alla lunga. Se arriviamo addirittura al caso del pompaggio, surge, la macchina potrebbe rompersi in poco tempo, proprio perché si instaura questa sorta di pompaggio con sollecitazioni periodiche che si risolve tutto all'interno della macchina stessa in realtà. Quindi basse portate, il funzionamento di un compressore, sia esso radiale che assiale, è sempre limitato quando il coefficiente di flusso, la portata trattata, diminuisce troppo dal fatto che insorge un fenomeno di stallo o arriviamo al pompaggio. Nella curva caratteristica questo determina, quando stagliamo, come ripetiamo ogni volta, crollo delle azioni scambiate e quindi delle performance della macchina. Quindi non sarà più capace di realizzare un certo effetto. Per quanto riguarda il bloccaggio, se invece al contrario, rispetto al punto di design, cominciamo a far aumentare la portata che la macchina elabora, la facciamo aumentare troppo. Se la portata elabora a parità di sezioni, elaborata cresce a parità di sezioni di passaggio, stanno aumentando le velocità meridiane, si arriverà a un certo punto che le velocità meridiane saranno tali da far sì che in qualche sezione della macchina raggiungiamo le condizioni soniche. Appena raggiungiamo le condizioni soniche in una sezione ristretta, blocco della portata, come abbiamo visto per gli oggetti, trattando la gas dinamica in generale, in particolare noi abbiamo fatto il caso degli oggetti. Quindi, rispetto al punto di design, faccio aumentare la portata, vedo che seguendo quello che è l'andamento della legge di Euler e l'andamento delle vertiche e la capacità di scambiare il lavoro, quindi realizzare un certo rapporto di compressione, diminuisce fino a quando arrivo al punto tale che un qualche canale statorico-rotorico della macchina si blocca, la portata da quel momento in poi non cambia più. Raggiungo quelle che appunto si chiamano le cosiddette condizioni di bloccaggio.
queste le vediamo tradotte in quelle che sono poi le mappe di funzionamento. Tutti i compressori voi trovate sempre, indica un limite sinistro che è la linea di pompaggio, la surge line, e poi un limite destro dove tutte quante le curve di pompaggio, vedete? Mappa caratteristica, andamento del rapporto di compressione in funzione della portata elaborata, giri costante. A un certo punto, quando la portata cresce, a un certo numero di giri, la portata arriva a un valore massimo, dopodiché non cresce più, tende a bloccarsi. Fenomeno appunto del bloccaggio che abbiamo visto. Vi ricordate che per le macchine termiche normalmente noi utilizziamo le grandezze corrente o ridotte per rappresentare le condizioni di funzionamento, quindi abbiamo delle mappe dove un parametro di prestazione, ad esempio beta, rapporto di compressione, è funzione di una portata corretta e di una velocità corretta. Queste sono grandezze dimensionali, non adimensionali, e sono riferite a una specifica macchina e a uno specifico fluido di lavoro. Problema che riguarda un po' tutti i compressori, in particolar modo i compressori assiali, che purtroppo sono sempre quelli più sensibili. Come si accoppiano tra di loro e quindi come tende a funzionare un compressore assiale? Immaginiamo di aver progettato un compressore assiale costruito con tutti i stati ripetuti. Stadio ripetuto, difatti, in prima approssimazione, la curva caratteristica del primo stadio sarà pari alla curva caratteristica in termini adimensionali, coefficiente di portata, coefficiente di flusso, degli stadi successivi. Al punto di design tutti quanti gli stadi saranno stati progettati per funzionare con un coefficiente di flusso che è 0,5 e coefficiente di lavoro che è 0,2, ad esempio. Il punto di design è lo stesso per tutti gli stadi, se sono ripetuti. E bene o male anche la caratteristica psi in funzione di phi si ripete in maniera identica quando passiamo da uno stadio al successivo. Supponiamo che il primo stadio, sia A il punto di design, subisca una piccola perturbazione di funzionamento. Ad esempio c'è un piccolo aumento di portata. Ok, passiamo dal compressore, passa a funzionare dal punto A al punto B segnato in rosso. Come si ripercuote a fronte di questa perturbazione? Se la portata, ossia il coefficiente di flusso, è aumentato rispetto a quello di progetto, il coefficiente di lavoro, invece la capacità di scambiare lavoro, tende a diminuire un pochino. Quindi il fluido che viene mandato, che esce dal primo stadio, è un pochino meno compresso rispetto a quello che uscirebbe nelle condizioni di design. Meno compresso significa un po' meno denso, un po' più freddo anche. Un po' meno denso significa che a parità di portata smaltita tra tutti quanti gli stadi, il secondo stadio fino all'ultimo vedrà arrivare un flusso caratterizzato in realtà da velocità sempre un po' più alte, che appunto il primo stadio sta ricevendo una certa portata, lo comprime un po' meno di quello che succederebbe nelle condizioni di progetto. Quindi al secondo stadio la portata volumetrica che la macchina smaltisce aumenta, sia perché appunto c'è stata una perturbazione nella portata e questa globale è aumentata leggermente, ma anche perché il fluido ha ricevuto meno lavoro dalla girante del primo stadio, è meno compresso, meno denso e quindi la portata volumetrica aumenta molto di più all'ingresso del secondo stadio di quello che era all'ingresso del primo. La perturbazione si amplifica, perché ogni stadio tenderà quindi a fornire un po' meno lavoro, vedrà sempre in realtà un flusso caratterizzato da un coefficiente di portata più alto, quindi tenderà a fornire sempre un po' meno lavoro, un po' più meno lavoro, e la cosa appunto a catena si amplifica, si può arrivare che l'ultimo stadio a un certo punto arriva nelle condizioni di choking. Quindi una piccola perturbazione, che tutto sommato poco significa se ragioniamo nell'ottica del funzionamento del singolo stadio, si amplifica e può diventare drammatica perché mi manda in bloccaggio tutta quanta la macchina multistadio.
perché è chiaro che se blocca uno stadio, l'ultimo, è tutta la macchina ad essere bloccata. Da quel punto in poi la portata elaborata sarà quella di Chowning, non ci sono più vie di scambio. Lo stesso accade se immaginiamo perturbazioni che mi fanno diminuire la portata, quindi passiamo dal punto A di design al punto C. In questo caso la portata è diminuita già di suo. Nel punto C il compressore in realtà reagisce, visto che la caratteristica è discendente, fornendo più lavoro di compressione, quindi aumenta la densità del flusso che arriva al secondo stadio. Diminuzione di portata, in più ancora più denso, le velocità meridiane all'ingresso del secondo stadio saranno molto più piccole rispetto a quelle del primo, e via dicendo se continuiamo con gli stadi successivi. In sostanza, ancora una volta, amplificazione della perturbazione, può succedere che il primo stadio, ok, la piccola variazione di portata non porta grossi problemi, è capace di sopportarlo, verso gli ultimi stadi arriviamo in stallo, perché la variazione delle velocità in realtà si sono amplificate passando da uno stadio al successivo, e arriviamo in quel campo di velocità tali che mi portano a far stallare la schiera quando mi muovo oramai verso gli ultimi stadi. Tutto questo per dire che il campo di funzionamento di un compressore assiale in realtà è molto 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 ristretto, cioè già lo stadio di un compressore assiale è un qualcosa di piuttosto delicato per il problema dell'insorgere dello stallo fondamentalmente, e poi del choking. Se accoppiamo più stadi insieme, le perturbazioni che in realtà potrebbero essere assorbite tranquillamente da un piccolo stadio, da un unico stadio che ricadono nel suo range di funzionamento, in realtà si amplificano lungo i vari stadi, 10, 12, 18, 20 stadi, portandosi a far sì che il campo di un utilizzo effettivo tra la condizione di stallo o di pompaggio e la condizione di bloccaggio della macchina poi è estremamente ristretto. Compressori assiali sono macchine delicate, poco elastici, che sopportano, insomma, sono difficili che possano adattarsi a grosse escursioni o della portata o della velocità di funzionamento. Come dicevate nel corso di macchine, le frasi da cui siamo ripartiti quando abbiamo cominciato a parlare di compressori sono macchine che nascono fondamentalmente per lavorare a punto fisso, ma si adattano alle variazioni. Però oggi le devono sopportare queste variazioni. E quindi ci sono una serie di accorgimenti che vanno presi. Se prendete la mappa di un compressore, soprattutto un compressore a scale, normalmente trovate quindi il campo di funzionamento, vedete qui, la portata è normalizzata, è fatta uno quella di design, e le velocità sono in genere riportate in termini percentuali rispetto a quelle di design. Vedete qui le curve a velocità costante come sono appese proprio, fenomeno del choking, bassa escursione tra la linea del pompaggio e la linea del choking, la condizione di choking, pochissima capacità di escursione. Ora, vi dicevo, molto spesso su queste mappe trovate evidenziate una linea tipo questa. Trovate scritto sopra linea operativa working line. Cos'è questa linea operativa? Fondamentalmente descrive il modo in cui si comporta il nostro compressore, dove il modo in cui si comporta significa come varia la portata, come variano portata e rapporto di compressione, quando si definisce quella che è la configurazione allo scarico della macchina, cioè praticamente abbiamo inserito effettivamente il compressore in un certo circuito di utilizzo. Per fare un esempio facile, capire di che stiamo parlando e come si arriva a tracciare quella linea, tutto sulla slide, ragioniamo sulla slide. Consideriamo la fase di test di un compressore assiale, ad esempio. Come si fa il test? Si prende la nostra macchina, la si muove tramite un motore che può essere, dipenderà fondamentalmente dal numero di giri a cui vogliamo trascinare il compressore e dalla potenza impiegata, dovremo scegliere in maniera attenta questo motore. Dopodiché
vogliamo misurarne le caratteristiche, quindi mettiamo dei misuratori che ci permettono di misurare la portata e la borata, pressione e temperatura per avere un rapporto di compressione e per poter calcolare un rendimento. Dopodiché quest'aria la ributtiamo all'interno dell'atmosfera facendola passare tramite una valvola di laminazione fondamentalmente. Quindi l'aria viene compressa. Con A e con M io sto indicando direttamente le condizioni di ristagno all'ingresso e all'uscita del compressore. Compressa, dopodiché attraversa la valvola. Se abbiamo a che fare con un compressore, ci aspettiamo che il rapporto di compressione realizzato probabilmente sarà maggiore di 2, dovrà essere 12, 14, che so io. Perché dico maggiore di 2? Che vi ricordate dalla gas dinamica che se noi facciamo espandere attraverso un ugello, l'ugello, in modo di funzionare, dipende dal rapporto di espansione, pressione di punte rispetto a pressione di valvola. Quando questo rapporto supera il 2, raggiungiamo le condizioni critiche, nella sezione ristretta della valvola si raggiungono le condizioni critiche e la valvola si blocca, va in bloccaggio la valvola in questo caso. Quindi una parte di espansione avverrà nella nostra valvola, un'altra parte sarà libera nell'ambiente. Se la valvola è bloccata, essa mi elabora una portata che io posso esprimere secondo questa relazione. La gas dinamica ci ha mostrato che posso definire una portata dimensionalizzata, M punto per la radice quadrata del coefficiente di del calore specifico a pressione costante, per la temperatura che il fluido ha, temperatura di ristagno che il fluido ha in ingresso alla valvola, fratto la sezione ristretta di passaggio del mio ugello convergente della mia valvola, fratto la pressione di ristagno a monte. Questa portata dimensionalizzata e condizione di blocco dipende solo dal tipo di fluido di lavoro, dal K fondamentalmente. E trattando la gas dinamica ci siamo ricavati questa relazione. Ripeto, portata dimensionalizzata rispetto a quelle che sono le condizioni di ristagno a monte riferite alla valvola o all'ugello, se preferite vederlo così, dipende poi dal valore dell'effettivamente della sezione ristretta di passaggio. Quindi la gastinaria ci dice che M punto per la radice di Cp per Tm su A con 1 per Tm è uguale a una costante, ma nello schema che io sto considerando la temperatura e le pressioni a monte della valvola sono proprio quelle di mandata del compressore che mi dipenderanno dal rapporto di compressione realizzato e dalla politropica di compressione. Quindi Tm su Ta è pari a Vm su Ta elevato a n meno su n. Ovviamente Tm su Ta è pari al rapporto di compressione beta. Questa relazione quindi posso esprimere la temperatura di mandata del compressore che è, cioè la temperatura in, scusate, a monte della valvola che altro non è che la temperatura di mandata del compressore, me la posso riscrivere Cp Ta per beta elevato a n su n fratto A con 1 sezione di ristretta della valvola per beta per finora mm.
mi ricordo che il rendimento politropico a suo tempo l'abbiamo espresso come K-1 su K per N su N-1, no? Quindi questo N-1 su N lo posso esprimere in funzione in realtà del rendimento politropico, metto tutto quanto insieme su N la mia spessore, ottengo che quella portata dimensionalizzata riferita alla mia valvola, quindi alla sezione di stretta comune, in realtà la posso esprimere in funzione della temperatura di ristagno in ingresso al compressore, della pressione di ristagno in ingresso al compressore, tramite il rapporto beta di compressione che la macchina mi realizza, tramite il rendimento politropico e il coefficiente K che mi caratterizza il funzionamento, il mio flusso di lavoro. In sostanza, raggruppo i termini, metto in evidenza M punto, portata massica elaborata, la radice della temperatura dell'ambiente di aspirazione del compressore, la pressione dell'ambiente di aspirazione del compressore, tutto il resto lo porto a secondo numero, dove la sezione A con 1 della mia valvola, diciamo, è fissata, è una costante, C con P è fissato, sto ottenendo un legame tra questa grandezza, che non è altro che la portata corretta elaborata dal compressore, e il rapporto di compressione che esso realizza. In effetti, alla fine ottengo che la portata corretta elaborata dal compressore dipende, avendone fissate le condizioni allo scarico, ho definito la geometria del sistema in cui il compressore va a scaricare, ci ho messo una valvola, sezione assegnata, ho un legame tra questa portata corretta e il rapporto di compressione che posso andare a riportare su quella che è la mappa di funzionamento. Questo significa che se io sto definendo le condizioni che sono a valle del compressore, ho definito la mia valvola, in funzione di un rapporto di compressione potrò avere una e una sola portata corretta elaborata dalla mia macchina. Mi sto muovendo non più su una mappa, ma più su una linea. Se faccio in modo che questa linea passi per il punto di design e la posizione di questa linea io la regolo cambiando la sezione A con 1 della mia valvola, chiudendola o aprendola, regolando tutto quanto il sistema, io questa linea la chiamo linea operativa. Questo in realtà, immaginate adesso, io ho fatto l'esempio di una valvola, un compressore vi realizzerà sempre rapporti di compressione tali che bene o male ciò che viene messo a valle potrebbe essere il sistema che mi spinge e che mi porta l'aria su un alto forno, una serie di ugelli per l'aria, ma potrebbe anche essere la camera di combustione della turbina, di una turbina a gas che seguono il mio compressore. Beh, se io parto con un rapporto di compressione 12, 14, 16 tra il sistema che sta appunto a valle del compressore, lavora con rapporti di espansione che saranno bassissimi, quasi sicuramente andrà in blocco sotto. Di conseguenza tutto il mio sistema opererà secondo una certa linea operativa. Nella fase di test, il mio interesse in particolare è andare a verificare le condizioni di funzionamento quando questa linea operativa passa per il punto di design. Che allora, quando io il compressore in opera l'avrò accoppiato effettivamente con un certo impianto, un certo sistema, ad esempio nelle fasi di transitorio, esso sarà obbligato a muoversi lungo questa linea operativa. Non potrà andare a casaccio lungo la mappa, che la sua condizione di funzionamento è bloccata da ciò che sta a valle. E questo quindi mi descrive il possibile transitorio di funzionamento di un compressore assiale. Transitorio, che è particolarmente critico, perché, ritorniamo, in realtà, supponiamo appunto che stiamo accendendo una turbina a gas o qualsiasi altro sistema dove ci sia un compressore assiale, basse velocità di rotazione, stiamo quindi in questa zona, quando transitorio la macchina comincia a andare in moto, comincia a girare,
tendendo a quella che sarà la velocità di crociera, a quella che è la velocità di design che sta qui sopra. Alle basse velocità non mi riuscirà a realizzare grossi rapporti di compressione. Le portate elaborate sono basse. In realtà può facilmente succedere che il primo stadio mi vada in condizioni di stallo perché le portate elaborate sono troppo basse, quindi quel discorso che abbiamo fatto prima sull'incidenza diventa, si esaspera ancora di più. Inizia lo stallo rotante e poi lo stallo completo dello stadio. E può succedere in realtà una cosa strana. Il primo sta in stallo, non riesce più a dare compressione al fluido, quindi come al solito la portata che poi arriva agli ultimi stadi è poco compressa, quindi la densità è molto più alta di quella per cui gli stati sono stati disegnati e le temperature sono molto più basse, quindi le velocità del suono sono basse. Velocità alta, temperature basse, numeri di macchie elevati. Il primo stadio sta in stallo, l'ultimo stadio si blocca. Quindi tutti e due effetti che agiscono contemporaneamente, uno sui primi stati e uno sugli ultimi. Il che rende particolarmente complesso, in realtà, cioè rende complesso, rende problematico fare l'avvio dei compressori assiali, che hanno sempre una procedura di avvio ben definita e che in genere prevede la presenza di una serie di valvole di sfogo realizzate sul corpo della macchina, un terzo o due terzi della macchina, che in realtà fanno scaricare una parte della portata elaborata dal compressore, in modo tale proprio da cercare di evitare che gli ultimi stati vadano in blocco. Quindi siccome non sono in grado di elaborare portate volumetriche così elevate, non erano state progettate per quelle, io una parte apro una valvola e la scarico verso l'esterno. Apro una seconda valvola e la scarico verso l'esterno, in maniera che perlomeno mi faccio aiutare dagli ultimi stati nel far avviare la fase di compressione, quindi nel superare quello che è il transitorio della macchina. Ultima cosa e poi vi lascio. Vi annuncio che la settimana prossima abbiamo un piccolo esercizio comunque su questa parte. IGV, palettature statoriche. Normalmente, proprio per facilitare l'avvio, magari con i numeri vedremo anche la settimana prossima che significa, quali sono appunto le problematiche connesse all'avvio, di quanto cambiano le cose rispetto alla condizione di progetto. Normalmente all'ingresso della macchina si montano delle palettature, appunto le IGV orientabili, che hanno quel doppio scopo di cui abbiamo già in realtà accennato la volta scorsa. Da un lato mi servono a prerotare il flusso in maniera da avere un angolo alfa con 1 all'ingresso del primo stadio che non sia 90 gradi. Secondo, se sono calettabili, cioè se possono ruotare sul proprio asse, le posso utilizzare per cambiare quel famoso angolo alfa 1 che abbiamo introdotto la volta scorsa, quindi cambiare quella che è la caratteristica ideale della macchina, il che mi aiuta a effettuare la regolazione della macchina stessa, soprattutto quando siamo appunto in fase di transitorio o comunque di regolazione. Normalmente, accanto all'IGV, poi si trovano i primi stadi dove le palettature degli statori sono tutte ugualmente calettabili. Quindi in qualche modo vado a riassorbire quelle che sono le variazioni di incidenza, mi permettono di riassorbire le variazioni di incidenza che ho per variazioni ad esempio di portata o di velocità di rotazione. Che vi ripeto, io in genere parlo di variazioni di portata, è più intuitivo, ma gli stessi identici fenomeni li si hanno se invece di variare la portata cambio le velocità periferiche. I triangoli delle velocità si modificano e insorgono gli stessi problemi di incidenza. Quindi normalmente in realtà nei compressori assiali, almeno quelli di normale fattura, non quelli di neanche buono, utilizzano questa serie di accorgimenti. IGV in testa, palettature variabili e poi pale statoriche per i primi stati che sono orientabili. Mi aiutano a regolare la macchina quando sto in condizioni di autoesame. Bon.
Con questo, signori, abbiamo finito per questa settimana.